Ragazzi e ragazze, vi diamo il benvenuto su Gastino Drums. Qui con me Andrea Bessoni di Adaddadio. Ciao a tutti. Allora, grazie intanto Andrea per essere qua. Grazie. Andrea è il specialist di Adaddadio per tutta la questione Evans, Pro Mark, Pure Sound, per quanto diciamo riguarda percussioni. Ok, sì. Perfetto. E quindi oggi siamo qua per parlare di pelli cassa. Sì, esatto. Giusto? Ok, perché la questione, se io penso pelle cassa Evans, mi viene in mente EMAD. Sì, è la più famosa, quella che è stata brevettata per prima e diciamo la più utilizzata secondo me dalle persone. Quando sento parlare di pelli di cassa Evans, la gente subito mi dice: ah, figa la EMAD, no? Esatto, e soprattutto la cosa è, almeno per quanto mi riguarda, è sempre stata: EMAD, metti la pelle e sei tranquillo. Ma sì, il problema è che io pensavo ci fosse una EMAD e invece sì, ce ne sono tanti tipi. Quindi oggi parliamo di, diciamo, tre tipi che sono le principali e quelle con più differenze tra una e l'altra, no? Certo, quindi passiamo dalle più normali a quelle più particolari, quelle più estreme. Sì. Anche jazz, mi hai detto, sì, alcune sì, cose. Sì. Quindi non mi sarei mai aspettato questa cosa della EMAD jazz, esatto. Jazz, no, ma invece a quanto pare sì. Quindi la proviamo, mandiamo la sigla e poi ci mettiamo a provare, smontare pelli, montare pelli e provare i suoni. Come sempre vi ricordo che Andrea, oltre ad essere appunto da specialist Adaddadio, è anche insegnante su Vibely, quindi se volete vi lascio il link qui sotto in descrizione per andare a spulciare tutti i suoi corsi. E allora, partiamo dalla pelle che c'è già montata. Sì, ho deciso di partire con la UV EMAD, che praticamente è una pelle per gran cassa monostrato, mm-hmm, con tecnologia UV. Certo, per non essere ripetitivi, UV, la tecnologia, esatto, UV, ne abbiamo già parlato in altri video sulle varie pelli, abbiamo fatto qualcosa sul brulanti, eccetera, esatto, eccetera. E quindi vi lascio tutti i link qui sotto in descrizione. Tecnologia UV, scusami, vai pure avanti. Allora, la tecnologia UV, come abbiamo spiegato, è una pellicola, diciamo, applicata dopo, non è più spray come sabbiatura, e caratterizza la pelle come migliorando l'attacco, diciamo, la tonalità più calda e la durata soprattutto. Ok, okay, infatti okay, questa è monostrato, ma comunque è una pelle che dura un sacco, no? Ok, come spessore è sempre uguale a tutte le UV? È 10, no, le UV, allora sui tom sono 7 perché sono, certo, più sottili, certo. E un po' più spessa, perfetto. Per la cassa è da 10, esatto. Ok, 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 perfetto. Quindi direi sentiamola. Ok. E poi ti devo chiedere una cosa per quanto riguarda la cassa. Okay. Ma facci un giro, facci sentire e poi ti chiedo. Va bene. Yes, ottimo, ottimo. Sì, bella, bella potente. Ha una bella punta che però è seguita da un suono caldo e arrotondato, diciamo. Sì, sì. Infatti certo, io la cosa che mi piace di questa pelle è che essendo monostrato è facile da suonare, nel senso che non devi spostare troppo materia, diciamo. Sì, ok. Quindi è bella reattiva, hai una bella pacca, diciamo, riesci a fare tanti colpi veloci anche ravvicinati, senza avere questa roba di sì, impattarsi, peso, no? Poi, esatto, cioè, sì, sì. Però comunque tieni le basse di una cassa e quindi anche non hai bisogno di mega cuscini per... cioè bella controllata. No, no, no. In più quel sì, fatto delle EMAD, dove ci sono anche i cerchi, okay, sì, dopo giusto, andremo a vedere. Sì, esatto, ma in realtà possiamo dirlo anche okay, subito, tanto è una questione di tutte le EMAD alla fine. Sì, la tecnologia EMAD praticamente consiste nel sordinare la pelle, cioè quindi questo cerchio in plastica all'esterno della sì, pelle. Sì, lo stiamo vedendo dalla camera okay, sotto. Ok, dove inseriamo una sordina dentro di simil polistirolo, okay, non so il materiale. Certo. Sì, ma parte, in realtà è tipo una gomma. Una gomma, nel senso, esatto. Sembra, sono queste qua, ce ne sono due. Praticamente allora si può usare senza se non la vuoi sordinare. Mm-hmm. Se no c'è la sordina che è in dotazione standard dentro, che sordina il giusto. Che è un se po' la più vuoi, piccola di questa, esatto, sì, se la vuoi più sordinata, dentro la confezione c'è questa okay, sordina che è più spessa.
E io forse a casa non mi ricordo, ma mi sembra che uso questa Questa perché qua, è ok. bella controllata proprio. Io in realtà quando usavo la iMad Live e io avevo provato a usarla sordinata, poi a un certo punto avevo tolto tutto Sì, perché mi comunque è piaceva bella comunque, stoppata, ma esatto, perché è stoppata comunque, quindi dipende quanto quanto la vuoi stoppare, esatto. livello di stoppatura E vuoi. di fatto hai tre pelli in una, nel Esatto, senso perché cambi sì. tre volte il suono, sì. La figata è che puoi fare come su qualsiasi tamburo, nel Sì. Esatto, senso o hai la sordina interna come in questo caso o hai le gelatine, lì hai decidi tu il com'è, ring. esatto. Quindi figo, figo. Questa cosa di Emad soprattutto, molto bella. E io voglio chiederti una cosa però, dato che Ok. mi hai detto pelle reattiva e nel momento in cui hai suonato un po' di cose sei andato veloce col pedale, voglio chiederti una cosa del pedale della cassa, perché mi ricordo su Vibly avevi fatto una lezione sul doppio colpo di cassa e che mi aveva ero rimasto lì perché è molto particolare, una cosa strana col piede che Sì. va storto, e quindi se ti Io la va chiamo tecnica del pesce fuor d'acqua perché sembra un pesce che si ok, muove. non so se ci avete fatto caso quando fai doppi colpi, però appunto sposta così, quindi se ti va Ok. proprio 2 minuti per spiegare questa cosa, perché secondo me è molto Allora, interessante. io per spiegare questa tecnica posso dire qualcosa perché a forza di suonarlo ho capito come la uso, no? Però in realtà mi è venuta naturale, nel senso, dovevo fare il doppio colpo, a forza di provare, mi è venuto naturale questo movimento, e tanto che a volte sbattevo tantissime volte il ginocchio contro il rullante perché muovo proprio tanto la caviglia, no? Me lo fai vedere un attimo, Sì, ti perché così almeno suono tutto, cioè, sì, corretto te. anche pazzesca sta roba che vai proprio fuori, Sì, perché praticamente. parto col primo colpo, diciamo, al centro del pedale e il secondo lo do scendendo buttando il piede verso l'esterno. Quindi Ok. Di uno base uno slide, slide, sì, uno slide. Uno slide storto. ok. Pazzesca sta roba, sì. Infatti tante volte, cioè non tante volte, io, il mio kit lo tendo a usare quella cassa verso destra in maniera che anche se slido verso destra, comunque è già rivolto verso destra, non esco troppo dal Perfetto, pedale. perfetto, perfetto. Ma tu la usi per i doppi colpi o anche per più colpi? E per più colpi, sì, diciamo che non, sono ancora acerbo su questa tecnica, nel senso che su più colpi, perché è una roba che ho visto fare da Stan Bicknell, che è un batterista, mi sembra australiano, famosissimo, per questa tecnica qua. E io sono partito dalla mia tecnica di slide. E ho visto che alla fine lui usava una tecnica simile per fare più colpi. Cioè, praticamente faceva questi due colpi messi uno dietro l'altro e ne faceva per dire 4 o 6. Ah, ok, però tu fai sempre avanti oppure avanti indietro, avanti indietro? Centro esterno, poi ributto al centro Ah, esterno. ok, Quindi, ad perché io, ad esempio, io. esempio. Ok, poi tra Ancora. l'altro stai usando il pedale mio, quindi è ancora Sì, più difficile. diciamo che ti affezioni parecchio al tuo pedale perché sei abituato e poi ancora, ripeto, non sono super esperto e super abituato a suonare questa roba qua, quindi non viene ancora potente Certo, come certo, vorrei, come certo. la fa questo batterista. Ok, però è interessante la cosa che vai avanti e indietro, perché ad esempio io uso sempre lo slide, ma se devo fare quattro colpi vado sempre più avanti, quindi non Sì, posso no, andare all'infinito. Però ok. effettivamente questa cosa qua, Sì, nel momento diciamo in che cui la questa è fai, comoda vai. quando devi fare dei colpi pari, perché vai 2, 4, 6, 8, 10, Esatto, è 12. vero. Quando devi fare l'undicesimo colpo, allora cioè, ti ritrovi un Perché sei al po'. contrario, ok, Esatto, è vero, esatto. è È un po' vero, è vero. da capire dove utilizzare, diciamo. Certo. Molto, mi piace Una un cosa sacco. strana Sì, che sì, sì, sì. mi piace provare No, assolutamente sì. E appunto, mi ricordavo che l'avevi fatto in questa lezione su Vibly, dove appunto poi spiegavi bene, facevi vedere tutte le varie E poi a quei cose. tempi di Vibly ero proprio focalizzato su quella tecnica e la facevo anche meglio di ora perché l'ho un po' lasciato perdere. Perché non, alla fine, cioè, se vuoi fare tanti colpi puoi usare il doppio pedale, Sì, no? sì, sì, sì. Però a quei tempi mi piaceva sperimentare e mi ero allenato tanto e avevo imparato Certo, comunque a però gestirla bene. quell'allenamento lì ti ha permesso poi di avere il doppio colpo, Ah no, no, certo, perfetto. sì. Quindi, vabbè, comunque vi ricordo che qui sotto avete Vibly e avete il link che vi riporta Vibly per andare a Spulciare, sì. spizzicare un po' anche queste cose qua. E allora, ritornando sulla pelle, quindi UV EMAD,
Direi che abbiamo detto tutto. Sì, sì, secondo sì. me. Quindi facciamo il cambio. Ok. Dove andiamo? Extreme o jazz? Io farei il jazz, così poi passiamo all'extreme. Ok, jazz, perfetto. Okay. Cambiamo pelle come al solito e poi ci vediamo direttamente per fare il jazz. Molto bene, quindi seconda pelle. Cominciamo ad andare sul particolare. Esatto. Calfton. Esatto, un look vintage, un po' più come se fosse una pelle proprio animale, però molto bello, esatto. Look, devo dire, molto bello. Tra l'altro mi ricorda anche un po' le pelli che di solito vedi montate davanti. Sì, 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 la fanno anche risonante, infatti, senza okay. l'EMAD, perché comunque certo, serve chiaro, solo senza risonante, la questione però. Sordine, eccetera. E allora, come al solito, ti direi proviamola. Ok. E poi ne parliamo. Va bene. Vai. Bellissima. Sì. Cioè, non sono bello caldo, secondo non me. Non mi aspettavo, cioè, più che altro più una pelle proprio jazz da non picchiare, diciamo. Sì, più che altro l'abbiamo tirata poco come le altre. Sì. Però mi aspettavo più una nota risonante un po' più. Sì, invece cacchio, la cosa bella è che ha un filo meno di attacco rispetto sì. all'altra, che ci sta. Però è proprio... Tante basse, bella pomposa, sì. Bellissima. Non me l'aspettavo, ma veramente bella. Cioè, più che altro... Ma poi la puoi usare in io qualunque... Io la userei volentieri. Ma poi la puoi usare in qualunque caso, nel senso, sia che suoni jazz, che allora la tiri un po' di più, che se vuoi suonare soft rock, comunque anche rock normale, proprio classico, va benissimo. Sì, perché... più che altro perché appunto adesso è proprio tirato con le mani poco esatto. di più, però effettivamente... se tu la vai a tirare un pochino ancora ti dà quella di più, nota, esatto. ti dà quella nota che nel jazz veramente una bomba. E tra l'altro le più piccole le fanno, cioè tipo 18, le fanno da 16 e da 18 anche, volendo la puoi usare anche sul timpano da 16 se ah okay. Po', sì. Okay, ok, o perché, sulle casse minimo, perché il problema che ho avuto sempre io ad esempio con le casse da 18 è che hai sempre il suono, cioè se la tiri troppo hai sempre troppa nota, sembra se un la tiri timpano, troppo, esatto, non è morta, suona. Esatto. Invece questa qua, secondo me, tu puoi tirarla nel modo giusto sulla cassa da 18. Però rimane controllata, esatto. Esatto, quindi sì. molto bella, molto veramente, veramente molto bella. Se avete la possibilità di provarla, provatela, e perché ve la consiglio assolutamente, anche se non siete jazzettari. Quindi, questa poi ha quel suono tipico perché... è un materiale apposito per la Calfton ed è leggermente più spesso della UV, per dire, okay. che abbiamo provato prima. UV è da 10? Da 10, questa okay. è da 12. 12, quindi un po' più spessa. Esatto. E, il contrario di cosa avrei pensato in genere. Sì, cioè, sembra, perché... se avresti detto sottilissima che sì, risponde. Sì, esatto. Sì, invece, no, appunto, se suonate, se non suonate jazz... provatela comunque, perché secondo me tante volte è la questione del look che sembra look. Un po' tipo old school. Esatto, invece assolutamente no, sì, assolutamente sì, sì. no. Quindi molto bella. Adesso passiamo da jazz a metal, sì, teoricamente, vabbè. Poi sì, vediamo sì. che cosa succede. Ok, quindi spostiamoci e andiamo con l'altra pelle, l'heavyweight. Ok. Ok, quindi ultima pelle montata, abbiamo esatto. montato il mostro finale praticamente. Il mostro a due strati. Esatto, perché mi dicevi sono che questa... Sono due strati da 10 più 10. Ok. Mentre tipo la UV EMAD è da 10, la Calfton era da 12, questa uh-huh. è due strati da 10. Quindi praticamente è come se fossero due UV messe una esatto. sopra l'altra. Quindi esatto. è super pesante, super Super spessa. Pesante, difficile da spostare, però resistente proprio al massimo. Ok. Quindi è una pelle... pensata per chi non fa tanti colpi. Sì, ma... secondo me è più per quelli che proprio pesano tanto, senza essere magari troppo veloci. Uno che magari pensa ideale per il metal perché è basso. Mm-hmm. Sì e no, perché nel senso, per uno che fa tanti colpi consiglierei più la UV o una EMAD normale o una EMAD 2. Ok. E magari, cioè quindi pensata per chi suona forte o utilizza battenti tipo in legno, in plastica. Esatto. Oppure anche ad esempio... questa la raccomanderei per chi ha le casse tanto lunghe, mm-hmm.
perché riesce a spostare tanta aria, no? Ok. Quindi ok. Bella controllata, bella piena di basso. Perfetto. Quindi. Allora, sentiamola, magari ti chiedo se mi fai qualche colpo di cassa da sola così da sentirla. Okay. E poi su groove, su quello che vuoi. Ok. Parte il cerchio, ma... Vabbè, non ti preoccupare. Sì, allora, attacco ne ha. Sì, ne ha un sì, bel sì, po'. Sì. Forse perde un filo di volume. Sì, secondo me sì, perché... Per la questione spessore. È spessa, quindi è bella stoppata. Sì. Muove di meno. No, certo. Quindi sì, effettivamente con casse che non siano lunghe, eccetera, potrebbe essere un problema. Sì. Però se volete una pelle... da dimenticarvi, cioè da esatto, mettere... Io questa qua l'ho provata ad inizio tour perché okay. Ero curioso di provarla sulla mia batteria e proprio cioè, è come nuova. Nel senso, sì, una pelle da tenere a vita praticamente, sì. La cambi la monti, quando vuoi cambiare. Esatto. E tra l'altro in tutto questo che è uscito prima della cosa, l'ho posato qua, c'è anche il dot, questo qui in feltro, nero, sì. in feltro. È più duraturo anche quello, se vuoi aggiungere maggior durata e maggior spessore, comunque. Ok. Più spesso. E questo qua è carino, tra l'altro diverso da tutti gli altri. Sì, gli altri in dotazione sono quelli bianchi normali, no, sì, di plastica, sì. Diciamo. Molto carino. Da aggiungere ai ce n'è già dieci, in realtà. Secondo me è però... un po' troppo, però se si ha paura di rovinare la cassa, esatto. Punto. Se il giro finale, penso al battente in legno che comunque sì. Ammazza sempre le casse, con questo sei tranquillo. E allora, questo lo riposo qua, tanto abbiamo deciso di non metterlo. Facciamo così, sentiamo le tre pelli delle casse una okay. Dopo l'altra, magari spengo tutti i microfoni, facciamo un groove sempre più o meno uguale e cambiamo, tenendo solamente okay. Il microfono della cassa, cambiamo le pelli, UV, Carlton, Heavyweight, così almeno sentiamo subito le varie differenze e poi facciamo un sunto finale. Ok. Ok. Ok ragazzi, quindi per prima cosa vi chiedo sotto in non in descrizione ma nei commenti di dirmi qual è stata la pelle che vi è piaciuta di più. Abbiamo capito, ho capito in primis che EMAD di Evans non è una sola pelle, non è un solo genere, non è un solo spessore, non sì, è semplicemente tante cose. Una tecnologia applicata a tante pelli di tanti generi, diciamo. Esatto, molto bene. E... bello, ci sono ancora un attimo rimasto lì con la Carlton e devo dire che forse è quella che mi è piaciuta di più. Tra le tre è quella più calda, che è secondo me sì. Sì, oggi di quelle tre, a me la UVM della... Quella è bella. Per me la UV, sì, esatto. E alla fine la pelle dove sei a casa. Esatto, perché sono abituato a un bel rimbalzo perché è monostrato. E dura anche quella tanto perché con la tecnologia UV certo, chiaro. E, però la Carlton che non la uso spesso mi piace ritornarci e più che altro appunto non me l'aspettavo. Ti aspettavi potessi colpirla così forte o che fosse che desse quella pancia lì sì. Al suono me l'aspettavo più jazzettina tra virgolette, anche se da 22 ma con quel colore lì eccetera, invece è tra tutte quella che oggi io ho preferito. Sì, sì, sì. Molto bella. Penso ci farò un po' di prove su quella, quindi secondo me la vedrete ancora sul canale. Quindi
Con questo direi che abbiamo detto tutto sulle pelli. Vi ricordo, qui sotto in descrizione trovate tutti i link, sia alle pelli di cassa, pelli adullanti, pelli Tom, eccetera eccetera. Sotto nei commenti vi chiedo di dirmi qual è stata la vostra preferita e magari dirci anche il perché, quindi darci un po' di spiegazione, così vediamo qual è stata la pelle, la top pelle secondo gli iscritti. E basta, con questo grazie mille Andrea, grazie a te per essere venuto qua e per aver spiegato tutto, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!